Vediamo di riprendere da dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti a rame stagno, fatta la curva di solidificazione con l'1% di stagno aperto dalla curva di solidificazione e aperta la finestra sulla sinistra che ci dà i dati. Esportati i dati con questo comando su Excel. Andiamo su Excel. Io su Excel, su questo foglio qua che Assignment 6 ho riportato, copiandola e incollandola dalla tabella numero 1 del lavoro della Balart, ho tagliato e incollato, quindi viene fuori questo. Quindi M e K sono valori che ha già desunto la Balart dal diagramma di stato e quindi questi sono valori che sono già calcolati. Notiamo anche che se noi facciamo C0 uguale a 1, C0 per M per K-1 ci dà Q. Quindi questo sarà il nostro Q per C0 uguale a 1%. Se noi abbiamo fatto le cose abbastanza bene, i valori che dobbiamo che potremo calcolare saranno prossimi, non mi aspetto assolutamente identici a quelli che ha calcolato la Balart per alcuni dei nostri diagrammi di stato, per altri no, e ci domanderemo come mai in modo molto tranquillo. Non è detto che poi avremo delle risposte. Allora, io ho preso e ho dal rame stagno ho incollato in questa colonna la frazione di fase solida e qua ho incollato la temperatura. Possiamo prendere, fare l'intera curva di solidificazione, ma non è quello che mi interessa in questo momento. Inserisci grafico e questa è la curva di solidificazione. Possiamo anche aggiungere la linea di tendenza. Possiamo fare una polinomiale di ordine abbastanza elevato, direi io. Di ordine 5 e fare i nostri bravi calcolini, però non è quello che mi interessa. A me interessa, a me quello che interessa è avere pochi punti della curva di solidificazione. Possiamo provare ad utilizzare questo, che sono 10 punti, o addirittura anche meglio 5, 6, 7 punti, dipende. In questo caso qua vediamo che i primi 6 punti permettono di fare una bella linea retta con un R quadro prossimo a 1, praticamente 1, e si dispongono su questa. Allora, noi abbiamo calcolato in questo caso qua una linea retta y uguale a mx più q. Se noi andiamo a derivare la y uguale a mx più q, naturalmente otteniamo il coefficiente angolare della retta, cioè m. Il nostro m sarà il coefficiente q del nostro lavoro. Lo possiamo fare con una linea retta, possiamo impostarlo invece utilizzando sempre 6 punti e una parabola. In questo caso qua, dato che la parabola è un y uguale a x quadro più bx più c, la derivata per x uguale a 0 sarà naturalmente b. Vediamo che i valori sono leggermente diversi. Questa derivata è 6,34 e questa derivata è 6,13. Ma io mi fiderei a scrivere un 6. Andiamo giù. Devo averli già ordinati in ordine alfabetico, perché nel lavoro originario non era in ordine alfabetico. Mi sembra un criterio sensato per riuscirli a reperire. Bene, la Balart del suo coefficiente Q, C0 uguale a 1 per M per K-1, dà un valore uguale a 5,80 e noi abbiamo messo 6. Non mi sembra malissimo. Bene, lo stesso discorso si può fare con la stessa identica procedura, sempre i 6 punti, non i 10, ma i 6, e andare a vedere che sui 6 punti il nostro coefficiente è circa 9, quindi 8,95,
sei una linea retta, oppure circa 9, 8,59, sei una parabola, e andiamo a sostituirli nella tabella della Ballard. E vediamo che la Ballard dà 8,61 e a noi viene 9. Il resto dovreste cavarvela, non è detto che vada tutto quanto così liscio. E per gli altri elementi che siano presenti nella tabella della Ballard e che abbiano tutti gli effetti, quindi potrete farlo solo per argento, alluminio, boro, cromo, ferro. Questi sono sul NIMS. Questi sono sulla Ballard, ovviamente devono essere sia sul NIMS che nel lavoro della Ballard. Questi sono del NIMS, ma non sono utili per il lavoro della Ballard. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Buon lavoro.